Ragazzi, in questo video andremo a giocare insieme delle partite classificate su MyClub. Mi raccomando, guardate tutto il video, perché più o meno al centro del video, nella seconda partita, ci saranno due gol fenomenali. Uno di questo è uno spettacolo, ragazzi, quindi non perdetelo, tutto con la mia telecronaca ovviamente. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella se ancora non l'avete fatto, lasciate un commento, un bel mi piace per questo video. Buona visione. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play e oggi siamo qui in un altro episodio del mio MyClub. Io ringrazio tutte le persone che hanno commentato, tutti i ragazzi che mi hanno scritto, grazie a tutti ragazzi, continuate così, continuate a darmi i consigli, adesso io ne applicherò anche qualcuno. E niente, andiamo avanti. In questo episodio andremo a giocare la quarta e la quinta partita, per fare la quarta e la quinta vittoria di fila, insomma le due partite più buggate che ci sono in questo gioco, la quarta vittoria e la quinta vittoria. Noi ci proviamo, se riusciamo a fare questo traguardo magari facciamo anche una sesta partita, cioè quindi una terza dell'episodio. Adesso vediamo un po' il punteggio, la mia valutazione è come quando ci siamo lasciati, intorno ai 7,50. Proveremo appunto a fare la quarta e la quinta vittoria di fila in modo tale da schizzare agli 800 di nuovo, i nostri meritati 800. Ci sono stato tanto tempo e adesso siamo scesi, come ho detto nell'altro episodio. Se vi siete persi lo scorso episodio dove andiamo a giocare tre partite su MyClub, un sacco di gol, un sacco di incazzamenti, scleri, un sacco di telecronaca, vi lascio qui il link in sovraimpressione, andatevelo a vedere, mi raccomando lasciate un mi piace sia lì che qui, iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti, io ve lo ripeto fino alla nausea, dobbiamo raggiungere questi 900 iscritti per poi puntare ai 1000 iscritti, quindi ragazzi iscrivetevi al canale, se guardate i miei video iscrivetevi al canale, a voi non costa niente, per me è importantissimo. Ah, Messi è giù, è il tuo momento, dico, al limite lo mettiamo alla fine. Messi, io non sto più alzando i difensori, li tengo così, e le impostazioni avanzate uso sempre ancoraggio e difensivo, mentre ho mischiato i consigli di uno di voi che si chiama Il Falco, che ringrazio, grazie mille, che mi ha detto di togliere gegen pressing e linea difensiva a favore di contropiede e niente, non mettere niente nell'altro. Io l'ho seguito a metà come consiglio, cioè gegenpressing lo tengo perché mi piace che i giocatori vadano subito a pressare quando non perdono la palla, quindi alle volte mi fanno anche gli anticipi da soli, almeno per come sto vedendo io in questo periodo di gegenpressing, diciamo per come l'ho sempre visto, credo che serva a questo. E mentre linea difensiva bassa lo sostituisco a favore di contropiede sul trequartista, in questo caso Deco, quindi niente più linea difensiva bassa. Iniziato così il primo match di questo episodio del MyClub, lasciate un mi piace se non l'avete già fatto ragazzi, importantissimo, la palla per Messi, recuperiamo subito con Beckenbauer, mettiamo ordine. Van Basten, va a servire Ronaldo, il tocco per Andrea, ho visto Deco, peccato, era in fuorigioco, ecco perché non ha tentato lo stop, mi sembrava strano. Di poco però l'idea era buona, il lancio di Pirlo altrettanto, forse un po' leggermente troppo lungo, ma comunque se Deco avesse allungato la gamba secondo me l'avrebbe stoppato. Ronaldo, no, non lo facciamo entrare, Coutinho, è il gol, l'ha fregato, il gol del nostro avversario, abbiamo fatto una dormita. Attenzione a Torres, va a scambiare con Pirlo, Torres diventa buona per CR7, Ronaldo ha provato il pallonetto, il portiere è uscito, madonna ma che velocità ha questo, un 700, ma come ha fatto, come fanno a giocare così bene d'improvviso? Ancora Deco,
niente, filtrante che non entrerà mai, non entrano, i miei filtranti ne è entrato uno solo, eppure sono i soliti filtranti che faccio sempre. Questo è PES, questo è PES, 2-0, questo è PES, vaffanculo, questo qua è PES. 700 punti, eh. Pezzo di merda. Mo mi segni. Mo, dopo 50 volte mi si è andato a segnare. Adesso mi va. Dopo al 2-0 mi funzionano di nuovo i giocatori. Non ci credo. Non ci credo. Che problema sta avendo il gioco? Dai, dai Cristiano, dai Cristiano con il destro! La va a pareggiare! Il gol di CR7! Ah no, Tolisso, non è Ronaldo, meglio ancora, il gol di Tolisso. Non so perché, credevo che era Ronaldo, mi sembrava, forse dai capelli. Non fa niente, l'importante è che è 2-2. Credeva di averla chiusa così. Ma noi siamo molto duri a morire. È molto bravo, non capisco come faccia ad avere 700 punti, non lo so, non me lo spiego. Dobbiamo assolutamente fare gol, ragazzi, ci serve la vittoria. Ronaldo si va da Torres, ma lui salta di testa. Vabbò, siamo sbilanciati. Messi da solo, Messi. Sì. Non lo so ragazzi, mi dispiace, non lo so. Non ci riesco, non riesco a giocare. Non lo so, datemi una mano, aiutatemi, non funzionano più i giocatori, le impostazioni non funzionano più. Madonna che entrata che ha fatto. Ma come fa ad avere 700 punti? Ragazzi, spiegatemi come fa ad avere 700 punti. Guardate come gioca. Come fai ad avere 700 punti? Mi hai preso a sberle, come fai? Come fai? Ragazzi, veramente, porca puttana, io non capisco come sia possibile. Più mi impegno e più vado giù, più mi impegno e più vado giù. Guarda, mi ha sbonnato di tiro in porta, mocca mamato. Come hai fatto a fare una cosa del genere? Come cazzo hai fatto? 700 punti. Dopo una partita incredibile, ragazzi, incredibile, dove io ho sclerato come un matto perché mi ero riacceso, ero riuscito a fare il 2-2 e poi di nuovo bom, 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 come se fossi un 1000, come se avessi 1000 punti, invece ne hai meno di me e non riuscivo a difendere, non riuscivo, faceva i passaggi in difesa, l'avete visto, faceva i passaggi in difesa, ta, 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 tipo tiki-taka a Barcellona, è una roba incredibile. Io questo tipo di gioco lo soffro tantissimo e ovviamente mi incazzo perché io voglio farvi vedere il vero player, cioè io lo faccio come se fossi da solo, non mi trattengo e una cosa del genere mi fa sbottare perché più mi impegno e più non riesco. Ragazzi, non lo so, mi sa che devo cambiare allenatore, non so, ormai questa puntata proveremo, facciamo un'altra due partite e forse se vanno male cambio allenatore, perché con Fernando Santos ero arrivato a 800, mosso di nuovo a 700. Voi cosa mi consigliate di fare? Scrivetemi nei commenti, secondo voi che cosa dovrei fare? Perché io penso certe volte mi devo allenare, è un anno che mi alleno, ho provato tutto, a fare di tutto, qualunque tipo di gioco, forse è solo pratica, ci vogliono, è vero che io gioco da
5-6 anni a PES, però online ho cominciato quest'anno. E ovviamente è completamente diverso. Però, ragazzi, dai, è un po' uno scandalo che tu hai 700 punti e mi giochi così. Può darsi che ha avuto la partita fortunata, ma uno, quello, merita di più di 700 punti, secondo me. A voi non capita di trovare avversari con valutazioni minori che sembrano fenomeni? Mannaggia ma serio. Mo, regà, 721 c'ha, eh. Mo, vedete che video vi ci troviamo il fenomeno. Inizia la seconda partita dell'episodio. Speriamo di bestemmiare di meno della scorsa partita, perché veramente le palle a turbina mi girano, tipo palle eoliche. La palla viene affidata a Leo Messi. Ci proverà la pulce. Distanza siderale. Parte Messi! Rete! Un gol pazzesco! Dai 35 metri! Un gioiello della pulce! 1-0! Oddio ragazzi, segnare di punizione su PES è sempre un po' fortuna. È vero che c'è il metodo, però comunque è facile. Però comunque dai 35 metri sono tanti. David Beckham sul pallone. Attenzione, potrebbero pareggiare i conti su calcio da fermo. Parte Beckham. Handanovic ha cercato la fortuna. Beckham sul palo del portiere. Non è stato così. Si è fatto trovare pronto Samir Handanovic. Quindi Ronaldo. Il tocco è ottimo verso Torres, che con un altro tocco riesce a saltare il difensore e se ne va sulla fascia. Un altro dribbling del Nino. Il Nino, ancora il Nino in dribbling. Col sinistro Fernando Torres! Un gol capolavoro del Nino Meraviglia. E mi salti l'esultanza, ma ti ho fatto il gol dell'anno, anche se mi salti l'esultanza. E non me lo fai, Kiko Flitch. Amico, non me lo fai. Vieira, dopo è da rivedere ragazzi, dopo ve lo faccio rivedere, promesso, di tacco, Messi per Ronaldo, quindi Fernando Torres, quindi ancora Ronaldo, gioca bene la squadra, Ronaldo di tacco, si torna dal Nino, a giro, riesce a intervenire il portiere, ma che partita fino adesso, va subito a rinvio lungo, diventa buona in qualche modo per Bernardo Silva, che mette in mezzo il pallone per Rummenigge, da Varane, ferma tutto, quindi Vieira a servire Torres, diventa buona per Messi, il dribbling di Messi, siamo ispirati oggi nei dribbling, va a lungo da Ronaldo, è buona per Ronaldo, il 3-0, firmato dal re, dopo il dribbling da funambolo della pulce, ma che partita ragazzi, che partita, sembrano rinati i giocatori, vedete com'è strano questo gioco? Punta l'uomo, Ronaldo ha cercato il dribbling, viene fermato da David Beckham però, che fa ripartire la sua squadra con Silva, quindi Vieira, Rummenigge, Van Dijk, Baresi, rientra in difesa, ma Hazard è più veloce, Hazard 3-1, il gol di Eden Hazard, De Paul, quindi Vieira, con il fisico, riesce a uscirne, Messi, serve ottimamente Torres, provato il pallonetto, ragazzi che cosa è successo a Torres? È stato perso, il mio avversario ragazzi ha fatto la papera dell'anno, poi ve la faccio rivedere, ha lasciato il pallone con Casillas perché voleva fare il rilancio figo con i piedi, ma io avevo la X premuta, quindi Torres che si trovava lì gli ha levato il pallone e l'ha messo in porta, il lancio di Messi a cercare Torres, esce con i piedi il portiere, quindi De Paul, Torres, Messi, lo scambio con il Nino Meraviglia, attenzione al Nino, no ragazzi che cosa ha fatto, porca puttana, ho fatto la finta quadrato X, mi ha saltato il portiere poi il pallonetto e non l'ha messa, incredibile, perché pallonetto, perché non credevo che mi saltava il portiere, credevo che mi faceva una semplice finta di tiro, invece me l'ha fatta in corsa e mi ha saltato il portiere, quindi doveva essere finta di tiro, si sbilanciava il pallonetto, invece è venuta malissimo, il lancio di Rijkaard in avanti per Cristiano, il pallonetto, Cristiano gli torna sui piedi, 5-1, ormai è fatta, siamo in balia, sono in balia, volevo dire,
Vieira va a servire De Paul. Tenteranno l'ultimo assalto. Messi a servire Ronaldo. È buona per Cristiano. Cristiano la mette in porta. 6-1. Anche senza entusiasmo. L'ho fatto perché lo dovevo fare. De Paul va, voleva andare da Ronaldo. Viene recuperata la sfera. Messi si va da Ronaldo. Ronaldo con un numero. Salta l'avversario, la mette in porta. 7-1. Con fuori anche il portiere, quest'ultimo gol. E ci fermiamo qui. 7-1, fine delle trasmissioni. Ragazzi, io, qualcheduno di voi forse poteva dire ti dovevi fermare, ma sinceramente avevo voglia di fare i gol. Non so, commentate, voi vi saresti fermati in una situazione del genere? Secondo me, se l'avversario non si disconnette e continua a giocare, perché mi dovrei fermare? Quindi anche 10-1 sarebbe andato bene. Voi come la pensate? La facciamo l'ultima partita, ragazzi, ve la porto. Vi porto l'ultima partita, la terza partita dell'episodio per voi, perché so che la volete vedere. Però dovete lasciare mi piace. Ragazzi, lasciate mi piace, mi raccomando. Varane, resistenza o non resistenza? Ma no, facciamo giocare Sergio Ramos, non resistenza. Dove sei? Sei lì. E lì stai bene così, tu stai bene così, poi lo sostituiamo. 4.40 c'è questo, ragazzi, mi dispiace. Oddio, alle volte si nascondono sorprese dietro a risultati così, dietro a punteggi così. È più difficile, cioè più, capita di più tipo un 700 che gioca come un 1000. E io ho giocato contro i 2000 e i 3000 e quel 700 giocava come uno forte, come più di 1000 punti. Perché mi ha fatto tanto di culo e si vede. Onori e rispetto, bravissimo, mica ho detto che è bravo. Questo c'ha 400 punti, ma dicevo, non è probabile come quanto un 700, anche se mi è capitato di trovare 400 che giocano come un 1000. Quello per, credo perché, perché sia magari uno forte, che si è creato un profilo e sta a quel punteggio apposta, perché si è scocciato e sta facendo vari tentativi per cazzeggiare con il gioco. Questa squadra strana, Hibernian, ha scelto questo ragazzo che andiamo ad affrontare con 400 punti. Vediamo un po' che succederà. Torres è ottima per Cristiano. Cristiano male, malissimo. Anche l'altra goleada è iniziata con un calcio da fermo di Messi. Vediamo che succede. Parte Messi! Fuori di poco. Attenzione, Agüero si gira con il destro, brivido. Comunque, ma 400 punti. Vedo che passa il pallone, si gira, tira. Ronaldo va a servire Messi, che in velocità riesce ad andarsene. Messi mette in mezzo il pallone, ma non si sa a chi. Non si sa a chi. C'aveva Torres, invece è andato per forza da Nainggolan. Pirlo riesce a servire Torres, Peter Cech, ma tutto quello che faccio lo blocca. No, è da solo Agüero. Agüero da solo, il pallonetto in gol. Siamo sotto 1-0 contro uno di 400 punti valutazione ufficiale. Quindi Vieira, il tocco per Ronaldo, non si riesce a fare niente, schizza il pallone, è schizzato, non so perché. Calcio di rigore, calcio di rigore, ragazzi, non so, non lo so perché, ma è calcio di rigore. Rete, Ronaldo. Forse perché mentre stava correndo uno sgambetto, non lo so, ragazzi, non me ne frega un cazzo, l'importante è che mi ha fatto segnare. Questo gioco è strano, boh. Ha dato un rigore così. Ah, ecco, è stato fesso, scivolata in aria. Quando il pallone ce l'aveva già il portiere, vabbè, meglio così, ragazzi, ce lo meritavamo il gol. Ce lo meritavamo.
quindi De Ligt, Nainggolan, Messi di tacco per Van Basten con il destro, la parata incredibile di Cech. Mannaggia la miseria, ladra, mannaggia. Ma chi è sto Cech in questo gioco? Non lo trovo mai, non me lo trovo quasi mai contro. Ma è fortissimo. Rijkaard per Nainggolan, cioè non è che non so chi è Peter Cech, lo so benissimo. Intendo, non me lo trovo mai contro, come cazzo è uscito? Vieira. Nainggolan viene preso a pugni, ma l'arbitro dice che va bene così. Allora con un rimpallo, Nainggolan diventa buona per Van Basten, pareggia i conti in pallonetti, uno in più i gol per noi, quindi 2-1 per noi. Madonna che brutta partita, quanti rimpalli. Con un rimpallo andiamo avanti, ma l'importante è che ci andiamo. Vieira va a servire Nainggolan, neanche rasoterra. La palla comunque arriva a Marco Van Basten, che in qualche modo riesce a servire Ronaldo, che forse riesce a servire Messi, che la mette in porta. Il 3-1 di Leo Messi. Meno male che 400 punti hai. Più 4 mi dà adesso che ti batto. Ti fai pure autogol? No, ci provi. Su fighe d'androcchio. Palla in mezzo di Messi, Vieira di testa, il miracolo di Peter Cech. Ci siamo ripresi nel finale andando anche in vantaggio nelle occasioni, 14 per noi di cui 12 in porta contro le 8 loro. Bene ragazzi, io spero vivamente che vi siate divertiti in questa allegra mezz'ora passata tra scleri, gol e telecronache insieme. Spero che vi piacciono questo tipo di video, se vi piacciono lasciate un mi piace, scrivetemelo nei commenti, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, aiutatemi, scrivete quello che volete, formazioni, consigli, insomma, commentate, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale che dobbiamo arrivare a 900, che poi dobbiamo puntare i 1000, come ho detto, ridetto e stradetto. Per questo video è tutto, dal vostro Simo Play. Bella regaz! My words to my actions, magic in my life's everlasting.